po' di vino appena. Ecco qua. A provare il piatto del sabato a pranzo, poi ci farò una premier. Il nostro sanguinaccio con riso in bianco. Yummy yummy. Questo dovrebbe essere il video numero 1000 dopo il tutorial. Anche l'assaggio. Buono. Beh, dicevo, dopo dovrò fare uno special sui 1000 video. E non so su che cosa farlo. Forse sui vari sketch dei video da me fatti finora. Comunque, aumentano gli iscritti. Ma le visualizzazioni non aumentano così tanto. Buono sto sanguinaccio. Sono Minion. Quindi sono dei bocconcini teneri teneri. E poi il riso bello compatto alla giapponese. Si può mangiare con le bacchette. La prossima volta lo preparo e lo mangio con le bacchette. Compatto bello. Infatti loro, i giapponesi, lo preparano così proprio per mangiarlo coi paletti. E il riso, il famoso riso del sashi. Poco come qualcuno dice sushi. Buono, buono. Buono il riso. Che buono. Io cerco di non mangiare la pelle del sanguinaccio. Si sbriciola tutto. Veramente molto buono questo sanguinaccio. Chi l'avrebbe mai detto? Video ASMR,
ASRM o ASMR sul sanguinaccio. Comprato a testaccio. Io di vino bevo sempre poco. Allora, salute vostra, e adesso smetto di girarmi perché altrimenti viene un video troppo pesante. Già ho fatto il tutorial di gastronomia casareccia proprio su questo piatto, riso in bianco con olio e parmigiano e sanguinaccio. E qui al padellino di ghisa. E quindi adesso vi saluto. Buon sabato, buona domenica, buon fine settimana. Adesso passo ad editare il video questo pomeriggio perché sennò viene troppo pesante. Allora mi raccomando, fate i bravi bambini, commentate questo video e poi condividetelo affinché anche altri possano commentarlo. Qui il vostro Senten Chan vi saluta, ciao ciao. E guardate i video che vi suggerisco, i video suggeriti e il video e i video a fine riproduzione. Ciao, le schede a fine riproduzione che adesso compariranno.